13.
Perfetto, buonasera, bentornati a questa nona e penultima puntata di Punti di Vista, trasmissione condotta e diretta dal sottoscritto, ma ideata in format di proprietà di Napoli News Magazine Panorama in collaborazione con Ager Campanus Editrice. Questa sera parleremo di un argomento che tocca più o meno tutte le famiglie italiane. Abbiamo fatto anche una ricerca, circa il 78,7% la precisione scientifica è d'obbligo in questo caso. Parleremo di obesità, di sport e di salute, chiaramente un argomento che avevamo ripreso nella seconda puntata, ma adesso corre l'obbligo completare quello che avevamo lasciato in sospeso. Prima di salutare gli ospiti in studio e dare il benvenuto, voglio augurare al Napoli di vincere questa importante gara di questa sera che sta andando in contemporanea con noi, quindi vi prego, ogni tanto fate zapping, guardateci. Perfetto, allora stasera bentornata dottoressa Piombino, la dottoressa Piombino dopo ha l'autorizzazione a dirci che cos'è, che cosa fa e che cosa ha fatto nella sua splendida carriera che sta continuando a fare perché è giovanissima. Poi Grazie, soprattutto per il giovanissimo. abbiamo Claudia Coppola, personal trainer e trainer di Giro Tonic, dopo ci spiegherà che cos'è. Buonasera. Abbiamo il pluricampione mondiale, ragazzi, veramente in esclusiva mondiale. Abbiamo il nostro Luigi Musella, campione del Buonasera. mondo di PNBA. E non so se ho pronunciato bene PNBA è una federazione italiana. lo dici dopo. Ok. Una cosa. Io lo dico sempre prima a telecamere spente. Noi guardiamo sempre in camera perché parliamo ai nostri amici da casa. E poi abbiamo amico personale e collega nato nella scuderia di Napoli News Magazine, Alessandro Citarella, bravissimo collega giornalista. Quindi Piombino le tocca. Stavamo parlando a telecamere spente di una pratica importante per l'obesità e lei stava facendo delle accezioni rispetto a delle formule. Lo vogliamo ripetere a telecamere accese? Adesso vada. Sì, in realtà stavamo parlando della chirurgia bariatrica, cioè quegli interventi chirurgici che vengono fatti ai grandi obesi per ridurre la loro capacità di poter assumere il cibo piuttosto che assorbire dei nutrienti. Esistono due grandi tipologie di chirurgia, una che prevede la resezione di parte dello stomaco in modo tale da ridurre quella che è la capacità di poter contenere il cibo, quindi la persona si sazia subito, anzi se prova a mangiare di più tende poi dopo a vomitare perché è incapace di poter ingerire così tanto cibo, e questo porta al rapido dimagrimento. Poi c'è quella lì che prevede una resezione di una porzione più o meno ampia dell'intestino tenue, che è quella porzione del nostro tratto digestivo deputata all'assorbimento dei nutrienti, quindi anche se mangia riesce ad assorbire meno e di conseguenza dimagrisce. È questa una chirurgia che in alcune persone effettivamente è necessaria, perché se parliamo di grandi obesi con grandi limiti funzionali oppure anche se l'obesità non è così importante, ci sono importanti patologie che mettono a rischio di infarto e ictus le persone, è da prendere in considerazione, ovviamente per coloro che non riescono in nessun caso a rispettare il regime alimentare corretto. È comunque una chirurgia che ha degli effetti collaterali per quanto riguarda poi la vita futura della persona, che sì, è vero che dimagrirà, però avrà dei cali di alcuni apporti vitaminici, sali minerali, alcune complicanze che nel rapporto di rischio di altre malattie va comunque considerato come un elemento positivo. Però lì dove non c'è la necessità, è sempre da preferire una perdita attraverso una dieta ipocalorica, in quanto evitiamo poi di avere delle difficoltà oggettive nella vita futura. Molto descrittiva. Io voglio ricordare che Laura Piombino è specialista in scienze dell'alimentazione, coordinatrice per la Regione Campania della Società Italiana di Medicina Estetica, docente di master di dietetica applicata agli stili di vita presso l'Università Vanvitelli. Piombino, io stasera ce l'ho con lei. Perché?
Va bene. Allora, io le ricordo che siamo sotto Pasqua, bisogna essere più buoni. Molto buoni. No, le volevo dire, quella non era la domanda, era il preambolo alla domanda che sto per farle. Pensavo, uno può pensare bene, amare bene, dormire bene se non ha mangiato bene? Anzitutto cerchiamo di capire che cosa intendiamo per mangiare bene o mangiare male. Bravissima. Perché se lo intendiamo da un punto di vista delle caratteristiche biochimiche dell'alimento, quello è il mangiare bene per il nostro fabbisogno dell'organismo. C'è anche da dire un'altra cosa, che purtroppo noi abbiamo dei condizionamenti sull'assunzione del cibo, dei condizionamenti legati ai nostri stati emotivi oppure legati a quello che è la nostra conoscenza di quel determinato alimento, del gusto. Quindi molto spesso il mangiare bene che crediamo noi non corrisponde al mangiare bene al mangiare secondo sano. La biochimica, esatto, sì, secondo mangiare il mangiare sano. Per esempio, a me mi fa stare benissimo mangiare una bellissima pizza fritta, casomai ripiena, completa, bella, però sicuramente sto bene psicologicamente, ma poi mi ucciderà il fegato e tutto il resto. Allora, sì, poi tornando nel suo esempio specifico, poi indipendentemente da quello che è il gusto e il piacere della pizza fritta, ci sono alcune categorie di persone che soffrono ad esempio di problematiche di gastrite, di acidità gastrica, che potranno adorare la pizza, ma essendo un cibo particolarmente grasso in quanto fritto, potrebbero dare una problematica detta reflusso e quindi staranno male comunque e non dormiranno la notte. O ancora, se c'è una persona che è una patologia molto frequente, il colon irritabile caratterizzato da difficoltà digestive con una forte aria a livello intestinale, si mangia la pizza e si trova la pancia tipo grande reflusso, così. Esofage, queste cose qua anche influiscono moltissimo. Quindi in quel caso il gusto comunque porta a diventa dei malesseri. Secondario. Claudia Coppola, bravissima, buonasera. Bravissima personal trainer di Girotonic, poi ci dirà lei che cosa si intende, perché io sono ignorantissimo in materia, data l'età non frequento più le palestre, lavoro con la badante più che altro. E innanzitutto, personal trainer è associabile anche un pochino a un lavoro psicologico del, voi fate ginnastica individualizzata, quindi c'è una persona che non si sente bella, non si sente bene, non si vede bene, viene da lei, si rivolge a lei. C'è anche un lavoro psicologico? Ma assolutamente sì. Assolutamente sì, perché diciamo la scelta del personal training è una scelta che si fa quando la persona si sente persa e non ha chiara la strada da seguire per raggiungere un obiettivo. Ora quindi che ha già frequentato palestre, non ha ottenuto risultati. Non ha ottenuto risultati. Insomma, il personal trainer è quello che ti segue e ti indirizza per una serie di aspetti, ti dà anche delle indicazioni su come proprio modificare determinate cose che ti hanno portato poi ad avere delle problematiche. Quindi a partire dal semplice esercizio che forse faceva prima male, fatto bene, ha dei risultati diversi, giusto? Sì, sì, no, lei mi parlava di lavoro psicologico. Anche psicologico, certo, soprattutto, perché certo. Prenda il lavoro mio caso, tecnico, vado in poi, palestra per sì. Anni e anni e anni, sono sempre lo stesso, dico allora la palestra non mi fa bene. No, forse non la facevo io bene. Vabbè, certo, come ogni cosa c'è una tecnica, quindi il tecnico poi in sé ti indirizza verso un lavoro specifico. Questo. Perfetto. E parlando di tecniche specifiche, io quasi mi emoziono a parlare con Luigi Musella, campione del mondo, pluricampione del mondo, perché è stato 2021-2022, campione del mondo nella specializzazione PNB, che ci spiega che cos'è, Classic Physique. Che devo fare per diventare campione del mondo? Luigi, vai. Buonasera a tutti, c'è da dire che il percorso professionistico del bodybuilding per diventare campione in questa disciplina è un po' differente dal percorso magari di essere seguiti semplicemente dal personal training, perché si tratta di fare una serie di allenamenti e seguire una certa alimentazione molto particolare e molto specifica che poi ti porta a questi risultati estremi del fisico, che se poi vogliamo analizzare
a livello salutistico non è che poi è il massimo, perché poi arrivare in modo natural a queste percentuali di grasso per lungo tempo poi può portarti anche cioè tu stressi comunque il fisico. Quindi diciamo che dietro a questo percorso di gare si nasconde quindi tanto sacrificio, tanta dedizione, tante rinunce, perché poi spesso capita che per la dieta che fai, per lo stile che fai, rinunci anche a stare magari con degli amici, oppure stai a determinate condizioni, ti porti magari i tuoi passi, le tue cose, e quindi è comunque un percorso molto diciamo mirato, che in genere va a fare la persona che è appassionata di bodybuilding, quando poi col tempo nel frequentare sempre le palestre inizia poi pian piano ad appassionarsi. Io ho iniziato questo percorso, diciamo, da... Hai anticipato la mia domanda? Ah, cosa anticipato? Fa scattare nella testa di una persona? Tu, prima di fare questo, eri un ragazzo che aveva una vita sociale normale con tutti quanti, non che questa non sia normale, però era quella della comunità, il sì. Bar, lo spritz. Cosa scatta nella testa di una persona per poi arrivare a questi straordinari risultati? Allora, io inizialmente facevo arti marziali, quindi ero modello, ho lavorato per alcuni stilisti e facevo il modello, quindi ho sempre avuto la cultura del fisico, del ecco. Fisico estetico, del fisico curato. Poi praticamente dopo andando in palestra non riuscivo a capire perché molte persone che praticavano bodybuilding ad alti livelli, con le conoscenze sia scientifiche dovute all'alimentazione sia dell'allenamento, queste persone utilizzavano steroidi. Quindi io mi sono iniziato da solo ad acculturare, a studiare sia l'alimentazione che comunque le varie tecniche di allenamento, per capire come si potesse arrivare a un determinato fisico senza usare steroidi. Quindi questa passione, questo studio nei confronti di me stesso, sì, è stato proprio uno studio con me stesso, pian piano mi ha portato a seguire dei ragazzi, a cambiare fisico a questi ragazzi, per poi analizzarlo su di me, perché dicevo, io non posso praticamente dimostrare alle persone che possono ottenere dei risultati se non mi metto io in discussione, cioè cosa devo fare? Quindi devo andare a gareggiare nelle categorie dove, dice, nelle categorie dove usano. Negli Stati Uniti, sono io sono stato questo. Anche negli Stati Uniti d'America. Quindi la prima gara che ho fatto io è stata in federazioni open come fitness model, dove non c'erano controlli antidoping, quindi c'erano molte persone ovviamente che utilizzavano doping, cioè che i doping sono delle sostanze che non sono legali, diciamo, in alcuni certo, non sono riconosciute certo. dalla WADA, che è un'organizzazione internazionale che vieta determinati prodotti, sì. Io ho vinto anche quella categoria, fitness model, poi dopo mi sono avvicinato al Classic Physique, alla Federazione Natural, sempre da Natural. Sul Classic Physique ci arriviamo dopo, se non mi di tutte le domande, perché parli proprio a ruota libera, mi piace così. Alessandro, io e te penso, siamo un po' più datati, un'idea già ce la siamo fatta, ma... Tu hai fatto un po' di conti a memoria d'uomo di quello che può costare a una persona avvicinarsi a un progetto dietologico o a un personal trainer o addirittura... Intanto due numeri giusto per capire il fenomeno, la dimensione del fenomeno in Italia, no? Infatti a guardarci un po' gli uni con gli altri stando per strada, apparentemente uno, diciamo così, non appare... che qui in Italia si spenda tanto per fare sport, invece non è così. In Italia ogni anno, e il dato è analizzato negli anni 2019, 20, 21 e 22, si sono spesi costantemente attorno ai 43 miliardi di euro tra alimentazione legata, diciamo, per il benessere e a tutte quelle attività che sono legate al benessere, dallo sport al benessere vero e proprio. E in pratica ogni italiano spende annualmente attorno ai 1.300 euro complessivamente per stare bene. Calcoliamo quasi quello che spendiamo per il nostro cane o gatto. Praticamente sì, sui 500 euro l'anno se ne vanno per un'alimentazione particolareggiata, diciamo così, e circa 800 se ne vanno tra beauty farm e vanno un po' divisi tra beauty farm e attività sportive. Le categorie sono comprensive, calcetto e palestra? È comprensivo di tutto, vai dalla piscina alla sauna al benessere in genere. Come sì, dato. Esatto. La calcola un 50 e 50, perché poi c'è anche da dire questo, c'è diciamo una tipologia di spesa molto ampia,
anche se più bassa che quella legata proprio all'ambiente sano, cioè palestre, campo sportivo, questa roba qua. Invece costa di più ed è un campo un po' più ristretto, proprio quello delle beauty farm, dei massaggi, delle spa, di queste cose. Stiamo parlando così praticamente del top di gamma, sostanzialmente, insomma, però sì, a Pendino, sì. Piombino. No, dicevo Appendino perché somiglia un pochino al sindaco ex di Torino. Volevo dire. No, non mi paragonate alla politica. No, assolutamente. No, volevo dire però una cosa che mi colpiva. Parliamo di beauty farm, di palestra, di diete, di personal trainer, di campioni del mondo. Nessuno parla del trekking, che secondo me è importantissimo. Ah sì, anche se questo poi lo dovreste chiedere più a chi si occupa di sport sulla salute. Non come sforzo fisico, proprio come effetto salutistico. Allora, sicuramente il camminare è la cosa che più di tutti migliora la circolazione. Si è visto che riduce quello che è l'ipertensione, quindi l'aumento della pressione sanguigna, piuttosto che migliora l'attività cardiaca. Riduce, volendo parlare anche, rimanere nell'ambito estetico, pure quei fastidiosi inestetismi che colpiscono un po' tutte noi donne, come la cosiddetta cellulite legata proprio ad un accumulo di liquidi a livello degli arti inferiori. Quindi effetti benefici ce ne sono sicuramente. Tutto deve essere fatto ovviamente tenendo presente quelle che sono le capacità dei singoli individui, cioè mettiamo a confronto una persona di 20 anni, una persona di 60 anni, sicuramente avranno delle capacità motorie diverse, dovranno camminare con delle velocità diverse, con un percorso con delle componenti anche di rischio in termini di salite e discese diverse tra loro. Ovviamente oltre all'età è importante anche quelle che sono le abitudini sportive della persona, perché se prendo due persone della stessa età, uno che fa sempre vita sedentaria e un altro invece che ha un allenamento costante, sicuramente quest'ultimo avrà delle performance diverse e dovrà fare un carico di lavoro maggiore. Tenete presente che l'attività sportiva considerata salutare è quella quotidiana, quindi partiamo dai piccoli gesti, quindi io preferisco sempre fare le scale a piedi anche se c'è l'opportunità dell'ascensore, non prendere la macchina anche per fare pochi passi, oltre poi a un allenamento tarato in base alle varie esigenze, quindi meglio sicuramente con la possibilità di un personal trainer che deve essere almeno un 2-3 volte a settimana proprio come minimo. Quindi sinceramente quando vedo le persone che diventano maratoneti o grandi camminatori in bicicletta la domenica, in realtà non è che poi dopo riescono a fare tanto per il loro fisico. Pure quello della partitina del giovedì. Oh, la moda del momento è il paddle, quindi ormai ci sono le partite del paddle, perché poi ogni anno lo sport caccia una moda diversa. Poi c'è gli uomini, sempre il calcio, il calcetto e quant'altro, anche se poi quando non hanno casomai quell'abilità poi diventa pure uno sport pericoloso, perché quasi tutte le persone che vengono da me a studio e mi raccontano nella loro storia clinica che hanno praticamente un intervento al ginocchio o altro, dico, ho giocato a calcio, quasi sempre un sì. E lo sport a livello agonistico devo dire che è bellissimo, però è considerato uno sport usurante, come diceva appunto il nostro atleta, causa il rilascio di molti radicali liberi, mette a estremo sacrificio il nostro organismo portandolo ai limiti, quindi lo stress è comunque un elemento non salutare, quindi lo sport è sicuramente bello, però non è quello che consiglierei alla massa, anche perché poi se siamo tutti atleti quindi diventa complicato. Lo sport deve essere selettivo, se ho capito bene.
Lo sport andrebbe sempre personalizzato per quanto mi riguarda, perché nessuno di noi è uguale, quindi quando si prova a generalizzare si rischia sempre di fare troppo o troppo poco. Però quindi per questo dico è importante che ci sia un professionista che ha fatto un percorso formativo e che sappia dare i giusti consigli, quindi in ogni ambito bisognerebbe sempre affidarsi a chi è in grado di dare i giusti consigli. Noi in esordio parlavamo proprio di questi grandi obesi. Sono persone che comunque in qualche modo dovrebbero fare un'attività fisica. Sì, ovviamente non è facile, cioè se parliamo di una persona che ha un indice di massa corporea superiore a 40, quindi ha praticamente gambe... Parliamo in chili. Parliamo in chili. Il chilo in realtà quantomeno dovrebbe essere rapportato all'altezza, no? Cioè. E quindi parliamo, non lo so, una persona di 1,70 m che ha 150 kg di peso avrà delle gravi difficoltà motorie, quindi l'attività motoria che può fare è una di supporto, cioè eventualmente camminare per quello che può, quindi sicuramente camminare e non correre, però anche quello che viene chiamato come la ginnastica, diciamo, classica al tappeto, col supporto però di una persona, di un professionista, anche perché la pompa, quindi una sorta tipo sotto di sforzo, ginnastica, no? Passiva, i grassi in modo particolare, gli obesi, la pompa fa uno sforzo maggiore. E sì, incombe la pubblicità, altrimenti i nostri sponsor ci uccidono. Noi ci vediamo fra 1 minuto e mezzo esatto. Pubblicità. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54, Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio. L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api.
l'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Rieccoci in studio, rieccoci in diretta, riprendiamo e partiamo dalla nostra bravissima Claudia Coppola, che ci deve spiegare che cos'è lo Girotonic. Il Girotonic, allora, il Girotonic è una disciplina che nasce da un ballerino. Io sono un'ex ballerina professionista, quindi ho insegnato danza per tanti anni e poi 12 anni fa ebbi un infortunio al femore, una lussazione, e grazie al Girotonic, che è questo metodo di espansione corporea, chiamiamolo, ecco, è definito proprio un metodo di espansione sia per le articolazioni che per tutto, diciamo, il sistema proprio muscolo-scheletrico. C'è una grossa connessione nel lavoro con il Girotonic con la respirazione, cioè le due cose sono fortemente correlate. E è una disciplina, insomma, che è un po' aperta a tutti. Io ho il mio studio e sulla macchina fortunatamente riesco a lavorare dal bambino al settantenne, insomma. Non c'è limite di età? No, dipende ovviamente da l'elasticità anche, dalla seduta, insomma. Questa macchina puoi far sedere la persona in diversi modi, quindi anche diciamo un soggetto che ha difficoltà di movimento riesce comunque a svolgere degli esercizi che, appunto, la macchina ha una meccanica che permette di fare comunque bene l'esercizio, ovviamente quando sei guidato da un trainer certificato, insomma. E nulla. Perfetto, bravissima. Grazie. Allora, e invece Luigi, io avevo letto sta cosa della routine, io perché ti ho spiato un poco, così come ho fatto con tutti i nostri ospiti e così come faccio sempre, mia abitudine andare un po' a sbirciare. Sta cosa che mi colpiva, la routine di Luigi Musella, pro PNBE, vai. Che cos'è la routine? Questo mi hai chiesto. Sì. La routine praticamente è una presentazione che tu atleta fai durante una gara professionistica. Diciamo che dopo aver fatto, sì, dopo che tu hai fatto i confronti, in base alle categorie che tu gareggi, fai i confronti con gli altri atleti, dove i giudici decidono praticamente chi è quello lì magari più in forma, oppure quello lì che ha maggiori simmetrie in base alle categorie. Si fa poi una routine che praticamente è accompagnata con delle pose muscolari, le pose muscolari sono accompagnate da una musica che tu scegli, e quindi praticamente io in America ho avuto anche il premio per il posing praticamente. Che musica hai scelto, per esempio? Io ho scelto praticamente una musica, è una musica, queste musiche epiche. Che non ti so dire qual è la musica, ora non la ricordo. Cioè, ricordo la musica, non ricordo il titolo. Però erano quelle musiche epiche che magari fanno anche un po' di scena quando entri. Non tipo flash dance, diciamo così. No, però molti praticamente molto usano ritmata. Anche magari pezzi più romantici, pezzi, dipende anche dall'atleta. Io mi sentivo più con quel tipo di musica. Va in sintonia, i gesti. Diciamo che la devi sentire, la musica la devi sentire quando fai la routine. Perché poi devi andare anche a tempo nelle pose muscolari, perché altrimenti non deve essere un bello spettacolo per chi ti vede. Devi cercare anche in quel momento, per quanto mi riguarda, anche di emozionare un po' il pubblico, perché comunque alla fine è uno spettacolo questo qua, cioè sono atleti che fanno tanti sacrifici e quindi cercano di far vedere, sai, tutti i muscoli, lo stato che si muovono, quindi praticamente è bello proprio il fatto che tu in quel momento cerchi di emozionare il pubblico. E io ci sono riuscito in America, te dirai, mi
mi è piaciuta. No, ci emozioniamo anche noi a vedere, perché effettivamente il risultato di quello che dicevi prima, che era una cosa molto bella, dimostrare agli altri che si può. Questa è quando ho vinto il titolo europeo come fitness model a Londra, prima di approcciare poi nella categoria classica. Ragazzi, stiamo ospitando stasera in studio un campione veramente mondiale, ma campione mondiale anche come essere umano, come persona, perché mi è piaciuta moltissimo, mi è piaciuto il passaggio quando volevi dimostrare agli altri, mettendoti in gioco, che si possono raggiungere degli obiettivi senza usare additivi, sì, o cose che possono far male. Quando sei arrivato negli Stati Uniti, no? Voglio dire che è un po' la patria dei bodybuilder, che emozione, che sensazione, cosa hai provato? Lì è stata una bellissima emozione, perché mi sono trovato praticamente tutti i Mister Olimpia che avevano vinto il Natural Olimpia negli ultimi anni, quindi praticamente io ero andato a casa loro. E il risultato è stato, ho fatto un quinto posto, come prima gara in America, solo perché ero praticamente, poi parlando con i giudici, diciamo che i primi anni in America, quando vai in America, tu paghi anche un po' la politica americana, perché comunque tu sei nuovo, i primi quattro erano tutti pluri Mister Olimpia e stavi a casa loro, quindi diciamo che è stato un primo anno un po' per farmi conoscere. Quest'anno vorrei riandarci e quindi devo impegnarmi, perché dobbiamo... Però possiamo svelare una cosa: noi abbiamo un amico in comune che è stato Mister Universo, sì, che è Salvatore Pisano, che ci sta seguendo, ci ha appena scritto e che noi salutiamo con affetto. Salvatore. Salvatore è veramente, senza nulla togliere, è una statua greca. E ho visto i ritagli di giornale quando ha gareggiato e quando ha vinto il titolo. Scusa dell'interruzione, però era doveroso salutare Salvatore che ci sta seguendo. Ciao Salvatore, vai. Quindi io quest'anno riproverò ad andare in America, e quindi vediamo un po' come gestire quest'anno, diciamo, tra i vari impegni poi di lavoro, perché poi sai, quando gareggi a questi livelli, conciliare il lavoro con la vita privata, gli allenamenti, non è semplice, perché devi essere sul sempre preciso, sul munizioso, sul pezzo, sì. Però da un lato, ti ripeto, mi stimola, perché vorrei essere comunque il primo europeo, sono stato il primo europeo a fare questo risultato in America, top 5 all'Olimpia, al Natural Olimpia, quindi praticamente quest'anno voglio provare a fare altri record. È importante record. Sottolineare Natural Olimpia. Sì, sì. Perfetto, Alessandro, e adesso ti tocca. Noi una piccola sintesi di tutte le cose che abbiamo sentito fino a questo punto e un tuo punto di vista rispetto alle cose che ci siamo detti. Allora, la sintesi quale può essere? Abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di attività, sì, personalizzate, no, abbiamo parlato di un campione. Quel target secondo me lievita molto rispetto alla sua attività. Guarda, è una nicchia, diciamo così, in espansione questa qua, un po' come tutte le attività, certo, perché poi in realtà se andiamo a guardare bene ci sono le cosiddette attività di base, no? Che sono quelle lì che poi ingaggiano la grande massa delle persone, dove possiamo accedere anche noi, chiunque può accedere a qualsiasi età. Infatti se andiamo a vedere trovi il bambino che gioca a calcio e poi trovi l'ottantenne che gioca ancora a calcio, insomma. Quindi lì parliamo di numeri sterminati, con anche un'economia che c'è dietro. Diciamo che la cosa importante sarebbe quella lì, lo dico anche da ex atleta, non sempre, ma io ho speso una vita come atleta tra rugby, karate e qualche altra attività similare, ma soprattutto tantissimo rugby e un po' di atletica pesante, e ho smesso di insegnare dopo una decina d'anni, attorno ai 55 anni, insomma. No, io ricordo che due attività, sono stato in Giappone, insomma, ci conosciamo da un po' di tempo. Infatti. E quindi è un mondo che conosco bene, insomma, proprio anche dall'interno. Diciamo che quello che colpisce molto è sempre il fatto psicologico, no? È il tentativo di emulare. Quindi molto dipende anche da quanto i media aiutano a sviluppare, diciamo, queste attività. Ma sarebbe anche il soggetto che decidi di emulare. E anche quello c'è da dire. Diciamo che la cosa bella di questa sera è che si può coniugare bene e chiarire bene il concetto, ovvero si deve tenere ben conto che alle spalle di tutto questo ci deve essere un'attività preventiva di ordine medico, cioè andare da un dottore, da un medico, anche dal proprio medico di base, ma un medico sportivo ancora meglio, prima di fare queste attività è una cosa molto importante, perché ti costruisce praticamente
un po' il biglietto d'ingresso per le attività che puoi fare e che non puoi fare, e quanta ne puoi fare e a quali condizioni, che è una cosa molto importante. Per non avere... si mette un po' i paletti in base alle condizioni reali che tu hai, perché magari uno pensa che a 50 anni può andare a fare facilmente una maratona di 40 km e non si rende conto che magari si sta giocando buona parte del tessuto diciamo del cuore un po' prima come quelli che purtroppo ci rimangono in una partita di calcetto, e ce ne stanno tanti. Poi ci sono queste attività specializzate che sono molto molto interessanti e molto importanti. Prima sentivo del girotonic, che onestamente non conoscevo. No, neanche io. Però se uno ci pensa bene, un'attività così che ti riesce a far riprendere da un accidente fisico anche serio, magari può essere un compendio, un'alternativa, una cosa diversa rispetto alla tradizionale riabilitazione fisioterapica, che pure va bene, però poi dopo ti puoi divertire facendo attività sportiva, quando poi ti rimetti in piedi puoi anche fare altre cose. Arrivando poi, diciamo, alle attività più canoniche, no? Più ben conosciute, come sono quelle lì del bodybuilding, che purtroppo... Ma io non sapevo, il tennis stressa moltissimo il fisico. Il tennis sì, io ne ho fatto un po', l'ho lasciato perché è un'attività estremamente pesante. Ma poi ho capito che non era lo sport adatto. Ci vuole un allenamento preliminare molto forte. Mo c'ho mia figlia, la più grande per esempio, che è innamoratissima del padel, di cui prima parlava la professoressa, e è un'ottima attività, ma è estremamente impegnativa sotto il profilo fisico. E bisogna fare molta attenzione, perché tanta gente vedo che va non ben preparata. Per esempio, pallate in faccia ne prendono parecchie, cioè è aumentato un po' il lavoro degli oculisti, sì. Ma per cose serie sarebbe bene che si munissero di una protezione. Esatto. Un pochino alla Osimhen. Sì, esatto. Si devono fare un po' di cose. Il Napoli sta vincendo. Questa è una bella notizia. Insomma. Allora, io invece stavo riflettendo su una cosa. La scienza dell'alimentazione è lo studio relativo a tutti gli aspetti tecnici degli alimenti, cominciando dalla raccolta e dalla macellazione, per finire con la cottura ed il consumo. Viene considerata addirittura una scienza dell'agricoltura e normalmente viene tenuta distinta dal campo della nutrizione. Appendino, perché? Piombino. Sempre. Piombino, scusa. in realtà quella è la definizione di scienze dell'alimentazione, però la specialità, il Ministero, insomma, dell'Istruzione l'ha chiamata così, quindi la specializzazione post laurea in medicina si chiama scienze dell'alimentazione o dietetica, però effettivamente la parola scienze dell'alimentazione riguarda il cibo a 360 gradi, quindi effettivamente dalla nascita fino poi dopo alla sua trasformazione nell'organismo umano, ma come quello di un altro animale, insomma. Quindi la definizione che puoi trovare su Google sicuramente è così generica, però la specialità l'ha scelta il Ministero della Pubblica Istruzione, l'ha chiamata così. Non capisco. L'ho scelto io il nome. No, per l'amor di Dio, capisco. Perché Appendino, Piombino, Appendino, guarda, è una cosa strana, me lo stavo dicendo prima. Allora, invece, poi stavo pensando un poco al greco, no? Osteon e pathos. Stiamo parlando di osteopatia. Quanto è utile essere ben preparati in osteopatia per fare il personal trainer, se è utile? Allora, in realtà, io so che lei sta studiando, sta al quarto anno addirittura. Io sono al quarto anno di osteopatia e in realtà è stata quasi una necessità quella di approfondire degli studi anatomici. Che poi vabbè, l'osteopatia insomma ti apre un mondo, perché si occupa dell'omeostasi, che sarebbe la capacità di autoguarigione del corpo. In realtà non so ancora, diciamo, a cosa mi porterà essere osteopata, ma so che fino ad ora mi sta arricchendo tantissimo, soprattutto perché anche la persona che viene da te per essere seguita, per essere allenata, per il girotonic, tu comunque la inquadri come un paziente osteopatico, cioè guardi la salute di quella persona a 360 gradi. Quindi non quindi è più solo una scheda tecnica, esatto, ci si fa una lunga anamnesi anche solo semplicemente prima di iniziare
un percorso di allenamento, ma ovviamente con le conoscenze che mi sta dando l'osteopatia è naturale che io guardo, ecco appunto come le dicevo prima, il paziente nel suo totale, quindi dal suo stile di vita alla sua salute, insomma si guarda un po' tutto. Quindi ci sono dei casi che ha dovuto rifiutare di poter assolutamente seguire? Assolutamente, innanzitutto diciamo il fatto che io non sia ancora osteopata non mi permette di esercitare la professione. No, io dicevo a 360 gradi, anche come personal trainer. Vabbè, diciamo tranne rarissimi casi, però insomma fortunatamente avendo la per avverse condizioni fisiche. Sì, vabbè, diciamo io allo studio sono... Stiamo avendo un sacco di saluti da casa, scusate, noi ringraziamo, non sto rispondendo perché il tempo veramente è tiranno, io ringrazio tutti gli amici da casa che mi stanno seguendo e ci stanno scrivendo, le domande sono tante, sono belle, qualcuna l'ho letta, però non c'è veramente il tempo, ragazzi, continuate a seguirci, io vi voglio bene come sempre, lo sapete, anche se non dico tutti i nomi e cognomi, saluto tutti quanti. Come diceva l'amico mio negli anni 80, un abbraccio circolare a tutta la fascia di ascolto. Continui, prego. Cosa dicevamo? Cosa mi ha detto? No, il fatto di dover rinunciare a un paziente per dei problemi fisici o per dei difetti inguaribili, diciamo. Perché diciamo di solito uno per fare cassa prende tutto. No, diciamo che però fino ad ora non mi è capitato che venisse da me qualcuno che ho dovuto dire no, non posso seguirti perché non sei in condizione. Probabilmente non sarebbe venuto da me, sarebbe andato da un medico. Quindi se si sono rivolti a me, fortunatamente fino ad ora non mi è mai capitato di rifiutare qualcuno. No, a volte non sanno neanche di avere un problema. Ah, questo sicuramente, si manda dal medico, si fa tutto quello che si deve fare prima di iniziare un percorso qualsiasi esso sia, sia di girotonic che di allenamento in sala. Ecco. Luigi, a parte il sacrificio, l'impegno, le privazioni che credo, ritengo siano veramente tantissime, e quindi avrai un competitore in meno, non praticherò mai questo sport, voglio dire, perché sono contro la violenza fisica verso me stesso, davanti a un piatto di spaghetti ogni tanto mi arrendo, e volevo capire una cosa, tu fai anche dei controlli fisici, clinici, costanti e continui? Allora, innanzitutto non è che noi tutto l'anno mangiamo dietetico, cioè nel senso che ci sono dei momenti di rottura. C'è una fase di bulk e una fase di cut, c'è la fase di bulk dove puoi mangiare, ti puoi divertire e questa è la fase di bulk, vedi come sono felice, quindi si mangia pizze, ti puoi concedere, mangi sempre quindi quei cibi umano, genuini, quello che avete visto, ti mangi quelle cose genuine che magari ti fa anche la casa. Vabbè, una bella pasta al forno però. Sì, la puoi mangiare. Tranquilla. La mangi tranquilla, mangi genuino durante il periodo. Vuoi dare qualche consiglio a qualche ragazzo che si vuole cominciare? Vuole allora, secondo me il consiglio principale è mangiare bene, come diceva la professoressa, mangiare genuino, non fa male la pizza, non fanno male i dolci fatti in casa, fatti in un determinato modo se è accompagnata ovviamente da un'attività fisica. E poi quando ovviamente poi devi cacciare il fisico, tra virgolette, per l'estate, ti metti un po' a dieta. Io il fisico lo caccio per le gare, non per l'estate, quindi quando ho la gara mi dedico a definirmi, magari a fare una dieta un po' normocalorica, ipocalorica, non vado mai sotto troppe calorie, preferisco fare delle diete lunghe però cercare di mantenere comunque le calorie alte e mi alleno un po' di più. Questo, quindi alla fine non è vero che il bodybuilding è solo sacrificio, è anche poter mangiare qualcosa in più perché sai che avendo un fisico con pochissimo grasso puoi mangiare e ti puoi divertire, voglio dire. Perché poi se tu mangi tanto e poi vai in palestra, cioè, sai che lo bruci. E quindi... Conservati una risposta flash per noi anziani. Una risposta flash? Fermati. Allora, Piombino, stavolta l'ho azzeccato. Finalmente. Vedete l'età che cosa mi combina. In avanzato stato di decomposizione cerebrale. E Piombino, no, a lei invece, dovendo dare un consiglio veramente tecnico a una persona che ha lasciato un'alimentazione scomposta per continuare ad essere costante con un'alimentazione sana, che consiglio darebbe a una persona? Perché poi si cade in tentazione ogni tanto, no?
Ma sicuramente. Allora, tralasciando raggiungimenti di obiettivi importanti come il nostro atleta, io dico che bisogna vivere il cibo anche con serenità. Quindi fin quando si fa una dieta ipocalorica, bisogna perdere dei chili in eccesso, è importante essere abbastanza rigorosi, ok? Io non do mai il giorno libero perché al giorno libero mio aggiungono il giorno libero loro, quindi diventerebbero due. Però nel momento in cui la persona ha raggiunto l'obiettivo, io do una linea di alimenti che deve, esatto, il mantenimento, una linea guida di alimenti che deve rispettare, cioè quella che è la sana alimentazione, che normalmente io non l'ho uguale per tutti, ma cerco sempre di tararla in base ai ritmi di vita della persona, se ha la possibilità di tornare a pranzo a casa piuttosto che no, dicendo: guarda, considera che un paio di volte a settimana tu puoi, tra virgolette, sgarrare, ti puoi concedere il dolcino, la patatina fritta, la birretta con gli amici. L'importante è che sia una trasgressione limitata a un paio di giorni a settimana, perché non saranno i due giorni che faranno ingrassare, così come non sono due giorni a settimana di dieta che fanno dimagrire. No, io avevo detto poc'anzi di non volere fare i saluti, però ci stanno delle persone che ci stanno seguendo dall'Emilia Romagna in questo momento, e quindi voglio salutare Chris Suevic, che se ho letto bene, Suevic si chiama, e Cristina, presumo, Cri, che veramente dice che siete tutti quanti molto bravi. C'è il dottore Bruno Gentile della Vanvitelli di Napoli, che ci sta facendo i complimenti per la trasmissione, e poiché è un nostro follower siamo obbligati a dire che non è un complimento di cortesia. Grazie Bruno. E niente, poi dicevano il giornalista è molto tenero. E Alessandro, io non ti conosco bene, so che non sei tenero per niente. E poi ci spiegheranno perché ti vedono tenero. E ti vogliono un po' più grintoso, un po' più cattivo verso i nostri ospiti, probabilmente. No, ma non si può essere. Allora, bisogna distinguere un momento, ecco. Allora, noi parliamo di persone che, al di là di quanto fanno. Domenico sta rispondendo a te, te lo voglio dire. Al di là di quanto fanno per loro stessi, sostanzialmente apportano un'utilità alla società, dando un esempio e mostrando anche sostanzialmente delle strade corrette per vivere bene, perché noi alla fine parliamo di benessere. Allora, il benessere sicuramente c'è una base economica per stare bene, però vicino a quella, graduando pure le entrate che uno tiene, si possono fare tante cose, insomma, dalle attività di base a quelle migliori, a livello di impatto, a quelle più costose, si può fare uno di tutto. Però in questo caso stiamo apprendendo anche molte cose, insomma. Sì, hanno conosciuto. Poi questa è una trasmissione di servizio, io lo ricordo sempre, un talk, un salotto che va avanti da 8 anni, e abbiamo su queste poltrone si sono avvicendate tantissime personalità, tantissimi personaggi e tantissime persone che ci hanno arricchiti e hanno arricchito un pochino anche voi da casa che ci seguite. Noi siamo ai titoli di coda. Piombino, un flash proprio per una chiosa su quello che abbiamo detto, veloce, un telegramma. È possibile vivere bene e in forma, bisogna saper dosare quello che è un corretto stile di vita anche a delle piccole concessioni. Io voglio fare un attimo il cattivo e lo scorretto. Chi vuole consulenza da queste persone, i nostri ospiti qua, possono scrivere sulla mia mail lasciando dei dati, io li trasferirò sia alla dottoressa Piombino che alla nostra carissima amica Laura e Claudia. Ma che sta succedendo stasera? Sei tu Gianluca? C'è la regia che mi minaccia, alla mia carissima amica Claudia Coppola. È difficile chiedere consigli a lui che fa una vita meravigliosa, ma proprio densa di impegno e di sacrificio. A un giovane cosa diresti in questo momento? Io dico semplicemente ai ragazzi che non c'entra nulla con la trasmissione che fai sull'argomento: credete sempre in quello che voi
fate. Io magari ho creduto di voler dimostrare a tanti ragazzi che si poteva fare un determinato fisico senza utilizzare magari determinati steroidi o altre sostanze. Voi credete e metteteci il massimo in tutto quello che fate, che poi qualcosa arriva. Alena Chiosa. Mi ha fatto moltissimo piacere partecipare a questa serata, veramente. Diciamolo, con un sacrificio mostruoso, perché io stasera sarei dovuto essere nella tribuna stampa del Napoli. Alessandro è venuto addirittura dalla Calabria, se non lo puoi, ed è stato puntualissimo. Sì. Mi ha fatto assai piacere, e soprattutto il pensiero che mi viene in mente è questo. Allora, questo è, diciamo, è l'esempio che mi piace, soprattutto per i giovani, perché un dato che non ho dato prima è che col passare degli anni le generazioni giovani aumentano di percentuale per l'accostarsi al proprio benessere e soprattutto allo sport. Questi sono gli esempi che è utile avere, perché sono esempi di positività, di quella cosa che a noi manca. Cioè, vediamo sempre la negatività. Perché siamo datati, abbiamo un background molto lungo. Però poi ci si mettono pure i media, che magari se facessero vedere un po' di cose di queste in più, noi sarebbe media, meglio per tutti. Lo sei anche tu media, e diciamo che noi siamo in grado di fare anche, credo, spero, anche i dati ci danno ragione, buona televisione, buona informazione, non abbiamo padrini, non abbiamo padroni, parliamo in libertà, lo abbiamo fatto anche nei momenti più critici e più bui di questi ultimi 3 anni, abbiamo sempre detto il nostro punto di vista, lo abbiamo fatto con degli specialisti di fama internazionale, abbiamo avuto un collegamento telefonico, lo voglio ricordare, con il professor Montagnier, e abbiamo avuto ospite in studio un premio Nobel. Quindi la nostra trasmissione è il fiore all'occhiello di questa redazione, ma credo anche di tutte le altre redazioni che abbiamo praticato. Io voglio ringraziare tutti quanti voi per averci seguiti anche durante la partita. Pensavo meno, siete veramente tanti, e quindi vi ringrazio. Spero che il Napoli vinca questo incontro, così sfata pure questo brutto momento. Vi ringrazio ancora, ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stesso canale, sempre punti di vista. Ale. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com. Dottor Maurizio Gargano, medico chirurgo odontoiatra, via Luigi Caldieri 54 Napoli, 081-560-2208, numero albo odontoiatri 1488. Eurograph, la nostra storia inizia nel 1992. Oggi siamo un'azienda all'avanguardia nel settore della grafica e della stampa. Siamo cresciuti con l'esperienza, la passione e la competenza per il nostro lavoro. Ciò ci permette di curare l'immagine aziendale dei nostri clienti a 360 gradi, dalla progettazione alla stampa offset, dalla pubblicità al web marketing, cataloghi, libri, brochure, packaging personalizzati di ogni tipo, allestimenti stand, banner e stampa digitale su qualsiasi supporto e dimensione. Affidati alla nostra professionalità, perché crediamo che l'eleganza nell'immagine non è farsi notare, ma farsi ricordare. Ti aspettiamo a Napoli, in via Vecchia Poggioreale 45, o se preferisci scrivici una mail, info@eurografo.net. Sidelmed S.P.A. Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema. www.sidelmed.it. Apicoltura Vesuvio.
L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984, è ad oggi una realtà consolidata e ben nota in tutto il territorio vesuviano, grazie alla qualità e alla genuinità dei suoi prodotti. Le sue arnie, posizionate alle pendici del Vesuvio, permettono la produzione di diversi tipi di miele, monofloreale pregiato, che viene raccolto e lavorato, senza alcuna aggiunta o modifica al prodotto offerto dalla natura e dal grande lavoro delle api. L'ambiente ancora incontaminato del Parco del Vesuvio, l'accurata selezione degli sciami e l'assoluta genuinità della lavorazione rendono i prodotti dell'apicoltura Vesuvio adatti ad ogni uso, sia esso terapeutico che gastronomico. L'apicoltura Vesuvio si trova ad Ercolano, in Traversa Belsito 14. www.apicolturavesuvio.it. La Riviera di Partenope. Cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081 1933 8714. Cuore di Sfogliatella. Siamo a Corso Novara 1E1F, Piazza Garibaldi 93-94, Via Toledo 271 e all'interno della Food Hall nella stazione centrale di Napoli. Cuore di Sfogliatella @gmail.com.